Buonasera e benvenuti al consueto appuntamento con Eccellenze Italiane. Oggi ho il grandissimo piacere di essere ancora una volta in collegamento con il nostro caro professor Vito Contreas da Roma. Buonasera professore, benvenuto. Buonasera, ben trovata. Professore, ci potrebbe spiegare per favore quali sono le differenze fondamentali tra la chirurgia plastica estetica e quella ricostruttiva e in quali situazioni ciascuna è più appropriata? Dunque, chirurgia plastica estetica è un pochettino tutto, perché anche la chirurgia ricostruttiva alla fine tende a ricostruire qualche cosa che è in ordine con quella bellezza che è la normalità. Perché poi alla fine, quando bisogna cercare di andare verso l'estetica, cioè verso il bello, non è che si va verso un modello particolare, si va verso quello che è normale. E quindi fondamentalmente la normalità significa estetica. Vabbè, fatta questa piccola premessa, diciamo nell'uso più quotidiano, si dà alla ricostruttiva il significato di ripristinare qualche cosa che fondamentalmente è stato distrutto, lesionato o cambiato dalla malattia, dal trauma, da un incidente, da qualsiasi cosa. Quindi, volendo, ecco, ripristinare una situazione che non c'è più o che è stata modificata, allora noi dobbiamo ricostruire. Nel momento in cui noi invece facciamo un qualche cosa, non di facoltativo, ma un miglioramento di qualcosa che c'è, che non è stato distrutto, che non è stato, cioè, che non è stato menomato da nulla, che però diciamo non va, non rientra in quella normalità estetica, noi automaticamente facciamo una chirurgia estetica. Questo è il discorso. Sono due cose, molti pensano più a chirurgia estetica automaticamente chirurgia facoltativa. Non è No. così. Per esempio, una ragazza sfortunata che non ha avuto la fortuna di avere lo sviluppo di un seno, che ha semmai un torace maschile, ecco, in quel caso non possiamo dire che è una ricostruzione, anche se in effetti lo sarebbe, perché non c'era qualcosa che ora non c'è più e che quindi noi stiamo cercando di ripristinare. È la natura, è la Costituzione che non gli ha dato determinate cose. Però non c'è stato niente che gliele abbia levate, quindi noi non stiamo ricostruendo, noi stiamo facendo una chirurgia estetica, però in effetti non è una chirurgia facoltativa, è un ripristinare qualche cosa che è dalla nascita che non è arrivato così come sarebbe dovuto, insomma, ecco. Quindi diciamo che i discorsi sono un pochettino un po' da approfondire, molto spesso gli si danno dei significati che non sono quelli giusti. L'estetica, tante volte, appunto, nella sua facoltatività viene intesa, non so, quella che sarebbe già bene, ma che vuole essere ancora meglio, che vuole essere ancora più bello, o che comunque vuole essere diversa, un tipo diverso già di bellezza che già esiste. Ecco, quella è un'estetica particolare e facoltativa. Ma non è l'estetica in assoluto, è questo che vorrei far capire. Chiarissimo, chiarissimo professore, ma nel momento in cui una persona decide di sottoporsi ad un intervento chirurgico estetico, quali sono i fattori che dovrebbe prendere in considerazione, secondo lei? Soprattutto quello di non uscire dalla naturalezza. Cioè, se in effetti io ho un problema per cui ho quel parametro, quell'aspetto, quell'organo, quella parte del mio corpo che potrebbe essere migliorata, sto facendo una chirurgia estetica che ha un senso e che tende al naturale sostanzialmente. Nel momento in cui invece, che so, come una persona che ci avesse i capelli normali che li vuole verdi, ecco, a quel punto diventa una sorta di estetica innaturale guidata soltanto dal piacere di avere un certo tipo di sembiante. Questo è il discorso. Parliamo per esempio di labbra, lei ha delle labbra normali, però per qualche motivo le piacciono delle labbra più importanti, che semmai sono anche innaturali, tant'è vero che se lei va in giro la gente le nota, con giudizi anche diversi, qualcuno semmai negativo, qualcuno al limite positivo, dipende dalle persone. Per cui diciamo che dal mio punto di vista io sconsiglierei sempre tutte quante quegli indirizzi che portano al di là dell'estetica.
di quello che è la naturalezza. Perché il naturale di per sé, se non è inestetico per qualche motivo sovrammesso, è bello. Cioè, il naturale è bello in quanto tale, in quanto ve l'ho detto all'inizio, cioè la normalità è bella. Quando io cerco di rimodellare un naso per fare un naso esteticamente valido, non è che cerco di fare un naso strano che abbia qualche attributo particolare per poter essere definito bello. Io cerco di fare un naso normale. E quello è, diventa un naso bello, per dire, insomma, quindi... È naturale pure, nello stesso tempo. Professore, negli ultimi tempi la chirurgia plastica ha fatto veramente passi da gigante. Ci potrebbe fare qualche esempio di innovazione, di tecnologia avanzata che viene utilizzata in questo campo? Tecnologie ne vengono fuori quasi ogni momento, nel senso che quelle di base, che fondamentalmente già esistono, vengono perfezionate, migliorate, differenziate, eccetera. E sono quasi sempre nel nostro settore delle tecnologie che vanno a fare che cosa? Vanno a stimolare i tessuti, cioè quindi di per sé hanno una finalità, se vogliamo, di ripristino, vanno a stimolare un tessuto che per esempio ha rallentato la sua capacità, il suo metabolismo, il tessuto si è mai deputato al limite, che ne so, a sintetizzare collagene e quindi fondamentalmente, oppure elastina, tutti quanti i componenti di un buon tessuto cutaneo e sottocutaneo. Ecco, nel momento in cui tutte le cellule che sono devolute a questo tipo di funzione cominciano a rallentare la loro capacità di sintesi, e questo coincide generalmente con l'invecchiamento sostanzialmente, se noi abbiamo un device, una forma di energia che arriva sul bersaglio, cioè su queste cellule stanche o invecchiate, e che riesce a portarle ad una forma di attività che hanno perso, cioè quindi anteriore, noi abbiamo fatto un ringiovanimento. Ecco, quindi questa è come ci arriviamo sostanzialmente a creare questo stimolo con le energie. Ci arriviamo per esempio col calore provocato da un laser, col calore provocato da una corrente che scorre fra due elettrodi di una radiofrequenza. Ci arriviamo con degli ultrasuoni focalizzati in un determinato punto. Ecco, le ho già nato tre dei più grossi, diciamo, settori di energia che generalmente noi usiamo nei nostri studi: gli ultrasuoni, la radiofrequenza, il laser, per dire. E quindi, diciamo, da questo punto di vista, il fatto di riuscire per esempio a arrivare a fare una stimolazione del genere senza danneggiare gli strati tessutali che il raggio deve attraversare, quello per esempio è un target per l'industria e per la tecnologia. E allora si susseguono macchine sempre più performanti per cercare di ottenere il bene, ma senza ledere quelli che sono i tessuti che si attraversano. Per esempio, lei immagini al laser che lavora sulla retina, attraversa tutto quanto il globo oculare per andare poi a coagulare dei vasi sul piano retinico. È quasi una magia che riesca a ottenere quel determinato effetto, che è un effetto di coagulazione che è dovuto tra l'altro a una fotocoagulazione, quindi è un effetto, se vogliamo, sotto un certo punto di vista distruttivo, però attraversa un organo come l'occhio senza dare un minimo danneggiamento. Quindi diciamo che ce n'è, diciamo, da fare per quanto riguarda l'industria e il miglioramento di tutte quante quelli che sono quei mezzi che ci mettono in mano per lavorare. E logicamente, sapendo che dietro c'è anche un aspetto commerciale, logicamente questo è tutto quanto un campo dove i progressi vengono cercati in maniera quanto mai, diciamo, alacre. Ogni giorno c'è quindi la novità, il qualche cosa che ci spinge a sostituire semmai l'apparecchio un po' desueto di qualche anno fa con uno nuovo che ha semmai una propria prerogativa in più. Quindi rimaniamo sempre su questi settori, però ecco, sono
sono macchine che semmai sono diventate più sensibili, sono diventate più potenti, sono diventate più sicure, senza tirar fuori il quel qualche cosa che proprio non esisteva nemmeno e che è l'enorme novità. Questo per quanto riguarda la fisica, soprattutto. Per quanto riguarda poi invece la biologia, sul campo biologico potremmo avere delle novità veramente, veramente nuove, se vogliamo affrontare questo tipo di argomento. Cioè c'è oggi sul mercato e quindi a nostra disposizione qualche cosa che in effetti ieri non c'era proprio. Però dobbiamo cambiare settore, dobbiamo entrare non tanto nella tecnologia quanto nella biologia. Nella biologia. Vuole parlare? Certo, professore, assolutamente, io vorrei saperlo. Allora, diciamo che forse la parola più nuova che possiamo dire sotto questo punto di vista è exosomi. Exosomi fondamentalmente che cosa sono? Non li hanno scoperti adesso, è roba che risale a perlomeno a 30-40 anni fa per quanto riguarda l'identificazione. Praticamente sono delle vescicole, delle gocciole, diciamo, all'interno delle quali esistono vengono sintetizzati, incapsulati degli elementi capaci di dare una grossa spinta rigenerativa ai tessuti. Quindi ci sono proteine, ci sono frammenti di RNA, frammenti di DNA, e chi più ne ha più ne metta, diciamo, da questo punto di vista. Chi li sintetizza, chi li prepara, chi li fabbrica? Sono le cellule staminali, perché la cellula staminale è una cellula rigenerativa per definizione, perché è capace generalmente di trasformarsi semmai in una cellula morta, in una cellula distrutta, in una cellula da sostituire e da rimpiazzare. Però ci possono essere anche delle attività di rigenerazione che non passano soltanto con la sostituzione o con la rigenerazione ex novo, ma che sono, diciamo, delle attività di guida, di impulso, di stimolo a delle cellule, come dicevamo poc'anzi, stanche, che non stanno riuscendo più a compiere la loro missione. E allora la cellula staminale, che è estremamente intelligente, semmai decide che non è il caso di sostituirla quella cellula, ma che basta un aiuto. E allora le manda questi messaggi arrivano incapsulati in questa specie di micro navicelle spaziali. Possiamo immaginare, diciamo, questa scena, che da una cellula all'altra viene inviato questo messaggio attraverso queste piccole capsule gelatinose che contengono questi frammenti estremamente preziosi per poter ridare vita o entusiasmo, diciamo così, a una cellula menomata o stanca. Automaticamente che cosa si è capito? Che se fossimo potuti entrare in possesso, come già lo siamo, delle cellule staminali, il che è una grossa vittoria logicamente, ma anche di questi piccoli corpuscoli messaggeri, e la nostra capacità di agire in senso rigenerativo sarebbe estremamente cresciuta. E ci sono riusciti, ecco, questa è la novità. Cioè, queste cose le hanno scoperte molto tempo fa, però è stato molto difficile identificarne il contenuto e praticamente isolarle e addirittura portarle a un prodotto che è liofilizzato, e che quindi noi ci aggiungiamo un pochettino di soluzione fisiologica e ci abbiamo in una siringa, in un contenitore, il prodotto che volevamo. Ecco, questa cosa si è realizzata e da pochi mesi c'è anche disponibile in Italia. Questa mi sembra che tutto sommato possa essere veramente una novità. Una novità importante. Sì. L'impiego è soprattutto per quanto riguarda appunto la rigenerazione, e guarda caso sono entrati quindi nella medicina estetica del ringiovanimento del viso, sono entrati nel trattamento della calvizie, e poi possono esercitare la loro azione anche, non lo so, a livello trattamento di cicatrici, da quelle atrofiche dell'acne fino ad altri tipi. Insomma, lì dove la rigenerazione fa gioco abbiamo un'arma in più. Benissimo, professore, adesso parliamo di aspettative, che è una cosa di cui tanto si sente parlare. Quali consigli può darci affinché chi decide di sottoporsi ad un intervento di chirurgia plastica abbia delle aspettative sane ed equilibrate? Dare un po' meno retta al web,
perché il web fondamentalmente è una vetrina nella quale ci si espone, devo dire, in misura particolarmente commerciale. Cioè si cerca di colpire, si cerca di attirare, si cerca, è un mercato, parliamoci chiaro. E quindi a livello del mercato, semmai noi vediamo sempre, che ne so, in prima fila i prodotti migliori, oppure delle cose che ci vengono decantate al di là di quelle che sono realmente le loro vere caratteristiche, prodotti freschi del giorno prima che invece sono di 4 giorni prima o cose del genere. Quindi diciamo che attenzione a quello che si cerca di venderci. È sicuramente un problema piuttosto difficile, ma si tratta di trovare, come avviene nella vita, il buon venditore, cioè la persona della quale noi riusciamo a fidarci, e a quel punto diciamo siamo liberi di non stare a indagare, a cercare di capire se poi ci sta dicendo la verità e quindi ci sta illudendo oppure no, perché c'è una matrice che fa, diciamo così, da padrone, che ci dà il semaforo verde su tutto quanto quello che poi potremmo prendere da lui: la fiducia. Se noi abbiamo fiducia in questa persona, a quel punto non ci saremo mai illusi, perché se questa persona merita la fiducia non ci illuderà e ci dirà le cose realmente come stanno, e quindi non alimenterà delle false aspettative. Ripeto, è difficile, perché dice: come faccio a riconoscerla questa persona? È lì la difficoltà, però bisogna cercare soprattutto, ecco, di scegliere o di trovare il vettore giusto di queste tecnologie, di queste capacità, di queste strategie chirurgiche, di tutto quanto quello che può essere lo scibile che ci può dare aiuto e che può aiutarci appunto a risolvere i nostri problemi. L'interprete di queste potenziali attività, eccetera, che potrebbero giovarsi, deve riassumere quelle caratteristiche, quelle qualità che poi alla fine ci danno serenità e ci fanno non andare avanti nella direzione giusta, senza aspettarci cose che non potranno mai venire, senza avere dei problemi che non ci potevamo aspettare, eccetera, eccetera. Ecco, questa è la chiave, secondo me, di lettura di questo tipo di problemi. Benissimo, professor Contreras, io la ringrazio sempre per la sua presenza qui, per noi è un grandissimo piacere, grazie, a presto. Prego, arrivederci. Ringrazio tutti i nostri telespettatori per l'attenzione, vi ricordo che potete vedere le repliche delle nostre puntate sul portale medicina365.it. Vi do appuntamento alla prossima puntata e vi auguro un buon proseguimento di serata.